Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati qua su Gaming Galaxy. Oggi si aprono finalmente, o meglio, apro finalmente i video su Monster Hunter World Iceborne. Ho dovuto aspettare qualche giorno perché dovevo realmente capire che cosa iniziare a portarvi sul canale e soprattutto che cosa portava Iceborne al nuovo Monster Hunter. Oggi si parla subito di build mid-range, quindi quando voi entrerete in Iceborne, se avete chiaramente le build vecchie di Monster Hunter, quindi prima della DLC, magari direttamente le build meta, e quindi avete avuto la possibilità di farmare e di farvi tutto quello che era nelle vostre possibilità, sarete arrivati in Iceborne e vi sarete sicuramente trovati nella cacca. Questo perché, sfortunatamente, i mostri in Iceborne sono nettamente più forti. E non solo sono nettamente più forti, ma sono cambiate diverse meccaniche e non solo le armature, le armi, chiaramente sono migliorate, aumentando di grado notevolmente, ma non solo, anche aggiungendo dei gioielli duplici, quindi con magari doppie caratteristiche, che vi fanno power uppare l'armatura e quello che è tutto quello che riguarda le abilità a livelli assurdi. Ebbene, oggi mi trovo qui a spiegarvi un po' la build mid range, quindi è una build che va bene per tutte le armi tranne l'arco, attenzione, quindi tutte le armi tranne l'arco, e che potete utilizzare finché non arriverete a finire ovviamente la DLC e a potervi concentrare sul farming per arrivare poi alle meta build attuali. Quindi andiamo a vedere un attimo la mid range. Potete utilizzarla veramente con tutte le armi. Io la utilizzo sia con tutte le doppie lame, in questo caso io ho sulle blast, ma cambio le doppie lame in base al mostro che vado a effettuare. E potete utilizzarla veramente su qualsiasi tipo di arma. Questo perché vi dà la possibilità di avere degli slot gioielli, delle armi praticamente vuoti, inutilizzati, e vi dà la possibilità già di base di avere un ottimo occhio critico, bonus punto debole e bonus critico. Ma andiamo a vederla un attimino meglio. Andiamo a vedere prima di tutto l'equipaggiamento. Come vedete, praticamente è solo ed esclusivamente una Ner gigante. È una Ner gigante beta. Quindi, come vedete, è una beta più chiaramente. Quindi sono tutti pantaloni di Ner gigante, braccia, pettorina o petto e elmo del Ner gigante, scusate, del Ner gigante, del Nargacuga beta. E dovete andare a prendere ovviamente la spira di Odogaron beta, chiaramente facendo l'Odogaron attuale nuovo. Con l'amuleto esperto, quindi un amuleto esperto ovviamente potenziato al 3, il mantello quello che volete e l'arma un po' quella che vi pare piace, tranne che per gli archi. Come vedete nel riepilogo vado a vedere le abilità. Adesso attualmente io ho un occhio critico al 7, un bonus critico al 3 e un punto debole al 3. Queste sono le tre caratteristiche che praticamente vanno bene per tutte le armi e sono le tre caratteristiche che, come vedete, io ho maxato facilmente, realmente facilmente. Ci vuole veramente un attimo con questa build a maxarle. Inoltre ho schivata al 3, che schifo non fa, soprattutto per me che uso le doppie lame. Una super resistenza che non fa male neanche quella al 2, un bonus salute all'1, ma questo lo sono andato a inserire io nell'arma, bonus perforanti che è utile comunque anche per esempio per le bowgun, applica scoppio è dovuta considerare dall'arma che è la Stygia che applica lo scoppio, forma perfetta all'1, mi sarebbe piaciuta al 3, potrei in realtà portarla al 3 modificando i gioielli di fiamma Stygia, quindi dell'arma in sé, quindi portare anche forma perfetta al 3 e acutezza, risparmio e munizioni. Questo è utile per tutte le armi perché andate a maxare anche acutezza e risparmio e munizioni all'1 e di conseguenza perderete molta meno acutezza di quello che è. Io non ho potenziato l'armatura attualmente, quindi come potete vedere ho semplicemente un 701 di armatura di difesa fisica a confronto delle vecchie build che arrivavano circa a 500, 530 alcune build con tutte le armature potenziate, quindi siamo a 200 difesa fisica in più, che non è niente male, e di conseguenza andiamo anche ad avere chiaramente la difesa fuoco, acqua, tuono, beh, quello va in base ovviamente all'armatura, ma questa per voi è un'armatura di transizione. Andiamo comunque un attimo a vedere istantaneamente quello che è il che sono i gioielli. Bene, eccoci ai gioielli. Vi ho fatto saltare il momento in cui passavo ai gioielli.
Come potete vedere, i gioielli ve li ho spiegati prima, non dovete fare altro. Questi tra l'altro sono gioielli non doppi, io ce li ho già doppi, ma non avrei voluto, non li ho voluti inserire perché magari molti di voi non li hanno droppati e di conseguenza i gioielli da 4 non sono andato a inserirli, ma sono andato a inserire i gioielli che in teoria noi tutti abbiamo. Quindi potete inserire questi tipi di gioielli che sono 2 occhio critici, 3 bonus critico e 3 punto debole, e come potete vedere avete i gioielli delle armi completamente liberi per fare quello che volete. Di conseguenza, come vi ho detto prima, io potrei mettere per esempio un forma perfetta o un attacco o qualsiasi cosa come scoppio o salute o qualsivoglia cosa io abbia intenzione di fare con quella determinata arma e aumentare così di molto il mio equipaggiamento e le mie abilità, che comunque già adesso sono notevoli. Chiaramente se avete i gioielli con la doppia caratteristica e soprattutto con i gioielli di livello 4, beh, in questa build potete veramente andarle a inserire come più vi pare e piace. Quindi è veramente una build mid range, semplicissima da fare, dovete solo ed esclusivamente farmare il Narga Kuga. Buon divertimento, perché non è facilissimo formare il Narga Kuga, però è anche molto divertente, è un bel mostriciattolo da uccidere. E con questo niente, è tutto, e noi ci vediamo con il prossimo video. GG a tutti quanti.